Una volta allestita la nostra vasca, la maggior parte del lavoro è stato svolto e per il periodo iniziale l'acquario deve essere lasciato indisturbato. In questo delicato periodo le piante iniziano la crescita, i pesci si ambientano e stabiliscono i territori, i polipi dei coralli nell'acquario marino si aprono e il filtro continua nel processo di maturazione fino ad arrivare alla piena efficienza. Qualunque sia il biotopo che abbiamo allestito nel nostro acquario, dopo alcune settimane sono necessarie alcune operazioni di comune manutenzione. Prima di eseguirle è comunque indispensabile scollegare i cavi elettrici che connettono i vari accessori. Bene, a questo punto possiamo cominciare. In un acquario d'acqua dolce le operazioni di manutenzione si limitano principalmente alla pulizia dei vetri, che tendono naturalmente a ricoprirsi di alghe, alla potatura della vegetazione acquatica e alla pratica dei cambi d'acqua parziali, seguiti dall'asportazione dei vari sedimenti depositatisi sul fondo. Per asportare le alghe e il sudiciume che si deposita sui vetri dell'acquario c'è un apposito accessorio chiamato tergivetro. Questo presenta una superficie abrasiva e una superficie liscia. Collocheremo nella parte interna dell'acquario la superficie abrasiva, nella parte esterna la superficie liscia. Facendo scorrere il tergivetro sul vetro dell'acquario, andremo ad asportare le incrostazioni, le alghe o quant'altro impedisce la vista all'interno del nostro acquario. Parliamo ora di giardinaggio subacqueo. Alcuni tipi di piante, infatti, solitamente vendute in mazzetti, hanno necessità di essere potate periodicamente, in quanto raggiungendo la superficie dell'acqua ostruirebbero il passaggio della luce che invece deve irraggiarsi negli strati profondi. Andiamo quindi a sradicare una bacopa in questo caso. E quindi procediamo a tagliare il fusto conservando i 30-40 cm apicali. Saranno questi gli steli che andremo a ripiantare in acquario. Gli apici vegetativi risultano essere i tessuti con la maggiore capacità di crescita di un'intera pianta. È perciò consigliabile eliminare le zone inferiori del fusto durante la potatura, poiché esse risultano indebolite dal periodo di crescita in condizioni di scarsa illuminazione dovuta all'ombra proiettata dalle foglie superiori. La frequenza dell'operazione di potatura dipende dal ritmo di crescita e dallo stato di benessere della vegetazione acquatica. Un altro accessorio che periodicamente deve essere controllato è il diffusore di anidride carbonica. In caso di mancanza di gas, occorre procurarsi una bombola o ricarica e provvedere alla sostituzione. I cambi parziali d'acqua sono uno degli ingredienti di fondamentale importanza per la tenuta del nostro acquario nel tempo. La frequenza di queste sostituzioni dipende da diversi fattori. Innanzitutto le specie di pesci contenuti in acquario. Nel caso di vasche sovrappopolate o abitate da pesci forti produttori di sostanze di rifiuto come i pesci rossi o i grandi ciclidi, è necessario provvedere a dei cambi parziali più frequenti. Altri elementi che influiscono sulla frequenza dei cambi d'acqua sono la quantità di pesci contenuti in acquario e la grandezza degli stessi, nonché la quantità di mangime somministrato. Il nostro consiglio è di sostituire il 20% della capacità dell'acqua contenuta in acquario una volta ogni 2 settimane.
vediamo com'è possibile procedere ad un cambio parziale di acqua. Dopo aver preventivamente caricato un tubo, lo immergiamo nel nostro acquario e procediamo ad abbassarne il livello. Per facilitare l'asportazione dei sedimenti dal fondo, creiamo col tubo un piccolo vortice. Una volta prelevata la quantità di acqua prestabilita, si può procedere all'immissione di quella nuova. Per salvaguardare i pesci da fastidiosi sbalzi termici, si deve utilizzare acqua con le stesse caratteristiche chimiche e alla stessa temperatura di quella presente in vasca. Particolare attenzione va posta inoltre nell'introdurre l'acqua nuova, che deve essere priva di sostanze azotate sotto forma di nitrati. Tenendo il tubo leggermente rivolto verso l'alto, eviteremo di sconvolgere il fondo. Anche nel caso in cui i nostri pesci venissero alimentati con cibi surgelati, sarà bene incrementare la frequenza dei cambi parziali. Nonostante questi alimenti risultino ottimali per la crescita e lo sviluppo dei pesci, vengono immesse infatti nelle vasche notevoli quantità di sostanze organiche. Per limitare tale inconveniente, si consiglia di eliminare il liquido derivante dallo scongelamento dei diversi cibi surgelati. Un altro problema che si può presentare nei nostri acquari è l'evaporazione dell'acqua. La compensazione invece dell'acqua evaporata avviene tramite l'immissione di acqua d'osmosi o acqua distillata. L'acqua evaporata è totalmente priva di sali e dovrà quindi essere compensata con un'acqua con le medesime caratteristiche. Per ripulire il fondo della vasca dai sedimenti, dalla fanghiglia, dai resti di foglie e cibo che inevitabilmente vi si accumulano, è possibile utilizzare l'aspiratore. La flora batterica che prolifera in questi ammassi può infatti sottrarre una notevole quantità di ossigeno, fondamentale per la respirazione dei pesci. Questo è un aspiratore per il fondo. È un accessorio che serve ad eliminare i sedimenti che si depositano sulla sabbia del fondo e tra la ghiaietta. Agitandolo in questo modo si apre una valvola che consente il defluire dell'acqua che noi desideriamo asportare. Una griglietta impedirà invece che alcuni sedimenti troppo grossolani passino attraverso il tubo. L'acqua defluirà quindi da questo tubo di scarico e quindi verrà eliminata. Parliamo ora dell'acquario marino. Anche per l'acquario marino è di fondamentale importanza il cambio parziale dell'acqua. In questo caso prepareremo preventivamente un contenitore contenente acqua ed appositi sali sintetici e provvederemo ad aereare abbondantemente il tutto. Per l'acqua invece che evapora, noi dovremo rabboccare l'acquario utilizzando dell'acqua distillata oppure dell'acqua di osmosi. Altra operazione di fondamentale importanza per il buon funzionamento e mantenimento del nostro acquario è la pulizia dei filtri. Questo acquario possiede un filtro interno a scomparti, che vedete qui rappresentato da un contenitore nero. L'acquariofilo dovrà eseguire delle periodiche manutenzioni a questo filtro interno, osservando attentamente come si presenta il materiale filtrante. Quando questi diventa scuro, oppure quando l'acqua non riesce più a passare attraverso i vari strati filtranti, noi consigliamo di sostituirlo o di sciacquarlo. Per eseguire la pulizia del materiale filtrante, suggeriamo di non utilizzare mai acqua di rubinetto e tantomeno acqua calda. Questa infatti, contenendo cloro, potrebbe neutralizzare la flora batterica del filtro, il vero cuore dell'acquario. Preleviamo acqua dall'acquario raccogliendola in un contenitore. Il primo strato di materiale che svolge funzione meccanica come la lana di Perlon può essere gettato. Il secondo strato, in questo caso una resina espansa, viene sciacquato finché non risulti libero dalla sporcizia. Al termine, questo materiale viene reimmesso nella sua sede e ricoperto da nuova lana di Perlon.
Questo suggerimento è particolarmente valido nel caso di acquari di recente avviamento. In una vasca giunta a sufficiente maturazione, i batteri responsabili delle trasformazioni delle sostanze azotate sono ormai presenti in ogni punto della vasca e possono ricolonizzare velocemente il filtro sottoposto a pulizia. In vasche di questo tipo, l'intero acquario svolge funzione filtrante. Questa operazione semplice dovremo eseguirla allorquando noteremo del sudiciume sul primo materiale filtrante e quando l'acqua avrà difficoltà nel passare negli strati sottostanti. Procediamo ora alla pulizia di uno dei filtri esterni più comuni, il filtro a bidone. Si tratta di manualità solo leggermente più complesse rispetto a quelle precedentemente osservate. Per eseguire il risciacquo dei materiali filtranti o la loro sostituzione in un filtro esterno a bidone, si procede con le stesse manualità già descritte per il filtro interno. Procediamo quindi a ricollocare questo materiale nel nostro filtro. Uno degli ultimi materiali filtranti, come abbiamo visto, è il carbone attivo, seguito dalla lana di ferro. Ricollocheremo quindi la testata del filtro nella sua sede. Nelle operazioni di pulizia dei filtri non dovremo dimenticare la pulizia della pompa. Per prima cosa la estraiamo dal filtro interno. Con uno scovolo o dei panni la puliamo in ogni sua parte. Questa operazione va effettuata ogni qualvolta si noti una sensibile diminuzione della portata della pompa stessa. Anche per quanto riguarda il filtro esterno, la pompa dovrà essere periodicamente pulita. Smontiamo quindi l'asse della girante per accedere al vano della girante stessa. Anche in questo caso, grazie ad un piccolo scovolo, andremo a pulire la cavità interna. Il tutto verrà poi posto nella sede originaria e quindi andremo a ricollocarlo nella sua sede, sopra al filtro. In questa operazione dovremo stare molto attenti che la guarnizione combaci perfettamente con i due corpi. Diversamente correremo il rischio di avere delle fuoriuscite di acqua. Passiamo ora alle operazioni di manutenzione del filtro in un acquario marino. Per l'acquario marino la pulizia del filtro avviene con le stesse modalità. Per quanto riguarda lo schiumatoio, accessorio non utilizzato nell'acquario d'acqua dolce, è sufficiente prelevare la vaschetta dove si raccoglie schiuma e sostanze inquinanti e sciacquarlo abbondantemente sotto l'acqua. Non è possibile stabilire una regola generale per la pulizia dello schiumatoio, che deve avvenire in base al ritmo di riempimento della vaschetta di raccolta. Sarà sufficiente rimuovere il recipiente superiore dove si accumula la schiuma e sciacquarlo con acqua corrente.
Anche le pompe presenti nell'acquario marino per movimentare l'acqua hanno bisogno di una periodica manutenzione. Questa operazione è peraltro sufficiente eseguirla una sola volta all'anno. Queste sono le operazioni di manutenzione più frequentemente praticabili in acquario. La prassi di rinnovare periodicamente l'arredamento e utilizzare dei disinfettanti o detergenti per pulire tutto l'acquario non è a nostro giudizio consigliabile. Tra l'altro rende i pesci estremamente stressati e quindi comprometterebbe la tenuta nell'acquario successivamente. Oltre alle operazioni che abbiamo visto finora, non bisogna dimenticare che periodicamente è necessario misurare alcuni parametri chimico-fisici dell'acqua nel nostro acquario. Tra questi ricordiamo il pH, la durezza totale, la durezza carbonatica, i nitriti ed i nitrati. Per eseguire queste misurazioni potremo utilizzare dei test liquidi, dei test in confetti e per gli acquariofili più esigenti delle apparecchiature elettroniche. Per misurare il pH preleviamo 10 cm cubici di acqua dall'acquario e immettiamo un confetto reagente. Con un pestello provvediamo quindi a sciogliere il nostro confetto. Confronteremo poi la colorazione dell'acqua ottenuta con la scala colorimetrica annessa alla confezione. In questo caso il nostro campione d'acqua possiede un pH 6,7. Per misurare la durezza carbonatica preleviamo 5 cm cubici di acqua e cominciamo ad immettere goccia a goccia il liquido KH. Questo assumerà prima una colorazione azzurra. Quando avverrà il viraggio del colore dall'azzurro all'arancione, avremo ottenuto la durezza carbonatica. I gradi di durezza carbonatica sono 4, poiché abbiamo utilizzato 4 gocce per ottenere il viraggio. Per quanto riguarda la misurazione del GH, preleviamo 5 cm cubici di acqua dall'acquario e mettiamo goccia a goccia il liquido reagente. Dapprima la colorazione dell'acqua assumerà una tonalità rosata. Quando avverrà il viraggio dal rosso al blu, il numero di gocce utilizzato ci indicherà la durezza totale. Anche la temperatura è importante, quindi dovrà essere misurata. In questo caso provvederemo a tenere sotto controllo il termometro allegato all'acquario. La taratura del termoriscaldatore deve avvenire assecondando le esigenze dei pesci allevati. Anche in questo caso non è possibile stabilire delle regole generali, ma una temperatura di 24-25 gradi centigradi rientra nel campo di valori adatti per la maggior parte delle specie allevate in acquariofilia. Infine, ricordiamo che durante il periodo estivo, quando le temperature in acquario raggiungono valori limite, dovremo più attentamente valutare i parametri delle misurazioni. Occupiamoci ora dell'impianto di illuminazione. Anche questo dovrà essere periodicamente controllato. Le lampade fluorescenti tendono spesso a perdere di intensità durante il loro esercizio e vanno perciò sostituite. Questo al fine di mantenere una vegetazione rigogliosa. Il nostro consiglio è di non sfruttare un tubo al neon per più di un anno. Durante la loro sostituzione, l'unica precauzione da attuarsi consiste nel cambiare una sola lampada alla volta, poiché alcune piante, tra cui ricordiamo le criptocorine, potrebbero soffrire di un cambio di illuminazione repentino. È importante mantenere le lampade pulite per consentire all'irraggiamento luminoso di raggiungere il fondo dell'acquario. Periodicamente toglieremo quindi le incrostazioni sui tubi al neon e sulle infrastrutture che separano queste dall'acqua. Se non procedessimo periodicamente ad una manutenzione del nostro acquario, i rischi sarebbero molteplici. Ma si ammalano i pesci d'acquario oppure no? È vero il famoso detto sani come un pesce? Purtroppo ci sono tante condizioni in acquario che possono determinare la comparsa di malattie, ma la più importante sono le caratteristiche chimiche dell'acqua, il sovraffollamento dell'acquario, che determinano una diminuzione delle difese immunitarie del pesce e quindi la comparsa dei patogeni.
come capire se un pesce ha contratto una malattia? Come accorgersi in tempo che i pesci allevati necessitano di un intervento esterno? Ci sono diversi sintomi che i pesci sono in grado di trasmetterci. Sfregamento sull'arredamento del fondo, respirazione affannosa, nuoto a scatti, stazionamento sul fondo di pesci che solitamente popolano la fascia alta dell'acquario, sono tutte manifestazioni di malessere. Per poter interpretare correttamente questi particolari comportamenti, l'acquariofilo deve conoscere nel dettaglio gli atteggiamenti tipici delle specie allevate. L'esperienza aiuterà a riconoscere i comportamenti che si discostano dalla norma. Una volta identificato e memorizzato il particolare che si discosta dalla norma, lo andremo a descrivere al nostro negoziante di fiducia o a un veterinario specializzato. Questi sarà in grado di indicarci il medicinale o il disinfettante più idoneo per risolvere la nostra problematica. Anche i pesci d'acquario, così come tutti gli animali domestici, possono cadere vittime di numerose malattie. Le più comuni sono dovute a parassiti esterni ed interni, ad infezioni micotiche, a batteri e virus e a carenze nutrizionali. Il fattore scatenante risulta spesso l'indebolimento di un soggetto dovuto a condizioni ambientali stressanti. Una delle malattie più comuni in assoluto, particolarmente nelle vasche di neofiti, è la malattia dei puntini bianchi, dovuta ad un protozoo chiamato Ichthyophthirius multifilis. Questa malattia compare quando sono sopravvenuti imponenti sbalzi termici in acquario. Se forniremo delle ottimali condizioni di vita in acquario ed in particolare cureremo le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, un'adeguata alimentazione, un giusto assortimento di piante e di pesci in acquario, i nostri beniamini saranno in grado di risolvere da soli una gran parte delle patologie. Anche nella conduzione di un acquario domestico, la prevenzione risulta il miglior antidoto contro l'esplosione delle malattie. In questo modo, qualsiasi medicinale risulterà superfluo, evitando ulteriori squilibri dell'ecosistema riprodotto in acquario. I pesci sono degli animali fantastici e, così come gli altri animali domestici, sono in grado di affezionarsi e contraccambiare le attenzioni dell'acquariofilo. Io credo profondamente in questo. Chi ancora non fosse convinto è invitato a provare. L'allestimento di una vasca è solo la fase iniziale della vita di un acquario, che può essere facilmente vanificata dall'assenza di manutenzione e dalla mancata osservazione dei nostri ospiti. I pesci, con i loro comportamenti e colorazioni naturali, sapranno ripagare ampiamente gli sforzi compiuti dall'appassionato e il tempo impiegato nella cura e nella manutenzione dell'acquario.